semplicemente ciao. Difficile trovare parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare di tuo cuore con la forza del colore. Giallo come luce, sole, rosso come te. Provare. Ciao. Semplicemente ciao, disegno l'erba, verde come la speranza, come frutta ancora acerba. Adesso un po' di blu, come la notte, bianco come le sue stelle, con le sfumature giallo. Al tuo fianco vogliamo fare un saluto in chiusura a chi? Ai compagni di scuola, perché oggi non sei andato di nuovo a scuola, sì. E ora che ti vedranno in replica saranno un po', come dire, gelosi, sì. Vabbè, salutiamo tutta la tua classe, anche tutte le tue insegnanti. Andiamo, sì, velocemente ancora nella postazione dei salvanari, perché c'è un altro salvanario da aprire. Allora ti saluto, resta qui, vediamo un po' di chi si tratta. Sì. Venite bimbe. Istituto comprensivo di Minervino. Qua. Adesso invitiamo i bambini magari ad aprirlo. Okay. Non c'è un referente. L'insegnante Nadia Chille ha mandato questo messaggio d'amore, lo facciamo leggere a qualche bambino. Sì. Lo vuoi leggere tu? Gabriele. Allora lo leggo io. Attenzione, la solidarietà è un atto d'amore che dà significato alla nostra vita. Apriamo il nostro cuore agli altri, impareremo che è più bello dare che ricevere. Questo lo scrive l'insegnante Nadia Achille dell'Istituto Comprensivo di Minervino, e quindi noi vorremmo chiedere in prestito alle ballerine di Francesco D'Elia. Vediamo un attimino il numero di questo salvanario, che vi ricordo è dell'Istituto Comprensivo di Minervino. Il notaio prende nota del numero, giusto? Ok, chi lo apre? Ecco qua, Angelo Soldini, nel campionario del mondo comprensivo. Tra poco potremo contabilizzare, anche questo, assolutamente sì. E allora tra poco potremo tutti insieme vedere di che contributo stiamo parlando, far crescere il contatore e portare avanti il 13° caldo. Allora io ho soltanto poco tempo a disposizione, quindi ritorno al centro, chiamo Lino Perrone, chiamo Mariangela, chiamo Gabriele, chiamo Salvatore Carocco, chiamo il nostro notaio Anna Rita Mele. Siamo in chiusura, un altro appuntamento in diretta, quella dedicata al cuore amico, questa settimana straordinaria che ci vedrà ancora insieme domani a partire dalle 11.30, e quindi vi raccomando, vi aspettiamo, anche se domani è la festa dell'Immacolata, anche se domani è festa.
presto noi saremo qui, quindi ditelo ai vostri amici, continuate a guardarci, continuate a fare il vostro contributo e poi vi daremo appuntamento allo sprint finale in programma per domenica a partire dalle 14, quando con Diretta Stadio e con tutte le trasmissioni della nostra rete potremo, speriamo, festeggiare il grande traguardo di 143.000 euro, che anche quest'anno per la 12ª edizione potrà aiutare i 19 bambini. Allora, grazie a Nino Perrone, grazie a Salvatore Carotto, grazie alla nostra Marianna, a Gabriele, al nostro notaio, a tutta la segreteria di Cuore Amico che lavora in modo incessante dietro alle quinte, a tutto lo staff di Telerama che anche quest'anno è sceso in primo piano per il progetto Cuore Amico. Ci vediamo allora domani 11.30, non mancate. Buon amicizia di Immacolata a tutti. Sensibilizzazione sostenuta da Telerama, Digiconto, il conto corrente online di Banca Popolare Pugliese.